Sempre in tema di celebrazioni del centenario, abbiamo con noi in diretta da Sarajevo Andrea Rossini, giornalista dell'Osservatorio Balcani e Caucaso, a cui chiediamo di raccontarci come si celebra questa ricorrenza nella città bosniaca. Buongiorno Andrea. Buongiorno, mi trovo qui a Sarajevo, a pochi passi dal luogo dove 100 anni fa il giovane Gavrilo Princip sparò i colpi fatali contro l'arciduca Francesco Ferdinando e la moglie Sofia nei pressi del Ponte Latino. L'evento centrale sarà il concerto della Filarmonica di Vienna nella biblioteca di Sarajevo, quella biblioteca che fu data alle fiamme dai nazionalisti serbi con le bombe incendiarie durante la guerra del periodo 92-95 e che oggi viene riaperta al pubblico dopo una breve riapertura il 9 maggio. Mentre si commemora un evento di 100 anni fa, gli occhi di tutti sono in realtà puntati sulla situazione della mancata riconciliazione tra serbi, croati e bosniaco-musulmani qui in Bosnia-Erzegovina. Ancora oggi un po' Sarajevo porta quest'onta di essere considerata la polveriera dei Balcani, secondo te? La polveriera nel 1914 non era Sarajevo, non erano i Balcani, ma la polveriera era l'Europa. Sarajevo ha portato in qualche modo ingiustamente su di sé lo stigma del luogo di instabilità per antonomasia e direi che anche queste celebrazioni hanno messo in rilievo in qualche modo l'assenza dell'Europa. Dell'Europa sia come rappresentanza, ma anche come progetto. Trentino tra gli